Allora, buonasera a tutti e vi ringrazio. Vi ringrazio anche perché invece di andare a teatro, a concerti o al cinema siete venuti qua per parlare di una cosa abbastanza importante, ma che capisco non è così divertente. E voglio ringraziare innanzitutto la libreria Griot che ci ospita e che ci ha ospitato anche in passato e che si occupa di cose africane, di approfondimenti e libri sull'Africa, che oggi tra l'altro ha gentilmente ospitato noi e il libro di cui parleremo, Il vestito azzurro di Antonella Napoli. Ringrazio Antonella Napoli che è qui presente da remoto perché purtroppo non ha potuto, causa malattia, essere qui tra noi oggi. E ringrazio Laura Renzi che è la responsabile coordinatrice della campagna nazionale di Amnesty International Protengo la protesta. Parleremo più tardi in particolare delle proteste in Sudan. Io sono Lidia Ferrari e sono responsabile del coordinamento nazionale per l'Africa centrale orientale, quindi io sono particolarmente coinvolta nel discorso di questo paese. Però prima di tutto chiederei a Laura di parlare di questa campagna e di che cosa vuol dire proteggere il diritto alla protesta e che cosa vuol dire la protesta oggi. Sappiamo che abbiamo vari esempi di proteste di tutti i tipi. Allora, grazie Lidia, e benvenute e benvenuti. E saluto anche Antonella, che non ho avuto il piacere ancora di salutare, e spero che ti riprenderai presto, e sono contenta di essere qui per la, insomma, per la presentazione, un po', per parlare un po' del tuo libro dopo. Allora, perché Amnesty ha lanciato questa campagna dal titolo Proteggo la protesta? È una campagna, diciamo, molto nelle corde di Amnesty. Io non so intanto se tutti conoscono la nostra organizzazione. È un'organizzazione internazionale che si occupa di diritti umani e che ha sede in oltre 170 paesi nel mondo. E diciamo, le nostre campagne sono portate avanti di fatto dai nostri attivisti e dalle nostre attiviste, quindi anche persone come Lidia che hanno organizzato questo incontro stasera. Amnesty denuncia le violazioni dei diritti umani che avvengono in ogni parte del mondo e appunto porta avanti delle campagne che possono essere campagne nazionali o campagne globali. In questo caso quello di cui parleremo questa sera è proprio una campagna globale che è stata lanciata a luglio di quest'anno, quindi non solo in Italia ma in tutte le sezioni di Amnesty nel mondo, e che ha come obiettivo quello di garantire il diritto di protesta. E infatti il nome di questa campagna è Proteggo la protesta. Questa è la declinazione, diciamo, del titolo internazionale, che è Protect the Protest. Proteggo la protesta perché adesso, negli ultimi anni, diciamo, Amnesty ha guardato, ha osservato e ha denunciato le violazioni che hanno avuto luogo in diverse parti del mondo e che erano relative ai manifestanti e alle manifestanti che hanno preso parte a tante manifestazioni. Sapete della nascita del movimento Fridays for Future per l'ambiente, sapete delle attiviste, delle campagne per i diritti sessuali e riproduttivi, soprattutto in America Latina, conoscete e avete sentito anche dei morti che ci sono stati in America e negli Stati Uniti per via della discriminazione razziale, quindi anche di quanto la gente è scesa in strada affrontando anche la polizia, insomma, che non è stata proprio tranquilla nei loro confronti. Quindi tanti nuovi movimenti e tante proteste di fatto si sono susseguite in questi ultimi anni, e Amnesty ha notato questo crescere, questo intensificarsi di persone che scendono in strada a rivendicare i propri e altri diritti, e soprattutto ha notato un intensificarsi anche delle limitazioni al diritto di protesta in diverse parti del mondo, e ha notato anche della repressione, diciamo, nei confronti di chi manifesta. E che cos'è appunto il diritto di protesta? Il diritto di protesta, contrariamente ad altri diritti, non è presente in un trattato
nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, quindi non esiste un diritto di protesta a sé stante, ma diciamo è una declinazione di diversi diritti, in particolare del diritto di riunione e associazione e del diritto alla libertà di espressione. Quindi questi due diritti, diciamo, creano, danno vita al diritto di protesta. Quali sono appunto diciamo le cose, i focus della prego, buonasera. Quali sono i focus di questa campagna? Un po' sono proprio legati, questi focus della campagna sono legati proprio alle denunce che negli ultimi anni Amnesty International ha fatto rispetto a determinate violazioni, vi dicevo appunto come le limitazioni e le restrizioni al diritto di protesta, ma anche l'uso sproporzionato della forza da parte delle forze di polizia durante le manifestazioni. E un altro punto importante di questa campagna, che è anche una delle denunce di Amnesty degli ultimi anni, è l'intensificarsi, l'aumento della criminalizzazione la criminalizzazione degli attivisti e delle attiviste e l'aumento delle azioni giudiziarie nei loro confronti. Poi chiaramente questo si applica in diverse parti del mondo, diciamo queste violazioni hanno luogo in diverse parti del mondo e chiaramente il loro impatto è diverso. La criminalizzazione degli attivisti e delle attiviste e le azioni giudiziarie sono diverse, ad esempio tra l'Iran e l'Italia, ok? Però che cosa ha notato Amnesty? Che diciamo, non c'è un paese, un luogo sicuro in cui è possibile manifestare e vedere proprio tutti i propri diritti garantiti, ok? Quindi neanche nel nord Europa, dove noi siamo abituati a guardare come, diciamo, a dei paesi tra virgolette migliori del nostro, anche lì ci sono, come dire, ci sono, avvengono delle violazioni, quindi esistono delle limitazioni, spesso a causa di norme e leggi che vengono applicate in un certo modo. Il quarto tema, vi avevo detto appunto, i temi coincidevano con le violazioni dei diritti, quindi limitazione e restrizione al diritto di protesta, uso della forza da parte delle forze di polizia, criminalizzazione degli attivisti e delle attiviste e il quarto, diciamo, quarto problema, nonché quarto focus della campagna, è la sorveglianza di massa, quindi un aumento dell'utilizzo di tecnologie che vanno a spiare, tra virgolette, quello che facciamo attraverso, diciamo, sia attraverso i social, quindi attraverso gli strumenti online, sia invece attraverso pure le telecamere e quindi il fatto che appunto le telecamere ci osservano sempre di più e soprattutto in alcune parti del mondo questo avviene. E diciamo appunto, vi dicevo che a seconda del paese in cui ci troviamo, queste quattro problematiche poi hanno un impatto diverso sulle persone e sulla popolazione. Ad esempio, diciamo, prima di parlare del nostro paese, che non è scevro, diciamo, da limitazioni e restrizioni, così come potrebbe sembrare, diciamo, andiamo un attimo a ragionare sull'Iran, visto che appunto adesso, come sapete, l'Iran è proprio al centro delle proteste, lo è ormai da diversi mesi. Il tutto è iniziato con la morte della giovane ragazza Mahsa Amini, che è arrivata a Teheran, camminava per strada, aveva messo il velo in modo non coerente con, diciamo, le richieste da parte della polizia religiosa islamica, e quindi era stata fermata. È stata fermata, da lì non si è capito bene che cosa è successo, ma in un paio di giorni è stata, diciamo, dichiarata morta all'ospedale di Teheran. Da quel momento in poi avete visto, soprattutto appunto nei notiziari, avete letto di numerose proteste, inizialmente portate avanti da donne,
e quindi donne che sono scese in strada e che hanno reclamato diciamo, una maggiore libertà ma anche giustizia per Mahsa Amini. E quindi tante donne che scendono in strada e chiedono ad esempio di liberarsi delle norme sull'abbigliamento, hanno dato fuoco ai veli e hanno fatto altre dimostrazioni anche online tagliandosi i capelli, non so se avete visto, ma c'è stato diciamo un grande numero di ragazze che ha, soprattutto molto giovani, che inizialmente si tagliava i capelli ed era appunto lasciava messaggi online. Oltre alle donne, a un certo punto si sono aggiunti anche gli uomini, sono scesi in strada anche loro, e a quel punto è montata una protesta diversa. Lì diciamo è cambiata un po' la connotazione, non era più soltanto donna, vita e libertà, ma era rovesciamo il regime, e lo è tuttora. Quindi siamo passati dal caso specifico femminile, quindi dai diritti delle donne violati in Iran, alla questione invece proprio della popolazione, che parte della popolazione vorrebbe proprio rovesciare questo regime. Che cosa è successo dall'inizio delle proteste, quindi da settembre? Mi ero scritta dei numeri. Da allora ci sono state già oltre 500 vittime, oltre 18.000 persone sono state arrestate, alcune delle quali sono detenute ancora senza processo, altre hanno subito processi sommari. Immaginate che ci sono state tra l'8 dicembre e il 2 gennaio 4 condanne a morte sono state eseguite. E tutto questo sembrerebbe appunto essere accaduto in oltre 1200 proteste, perché poi dovete immaginare che le proteste non hanno avuto sul luogo solo a Teheran, ma da Teheran poi si sono sparse in tutto il paese, quindi diciamo un focolaio, dal focolaio di Teheran poi si è creato proprio un camino acceso, insomma, un fuoco forte. Che cosa ha denunciato Amnesty International? Chiaramente ha denunciato l'utilizzo sproporzionato della forza da parte dei militari, delle forze di sicurezza durante le manifestazioni. Quindi immaginate che gli strumenti in dotazione delle forze di sicurezza, dei militari, possono essere le più svariate, quindi anche non soltanto armi letali come le pistole, che sono state chiaramente utilizzate, quindi è stato sparato contro la folla, ma anche altri tipi di armi che vengono considerate armi meno letali, ma che se se ne fa un uso improprio poi diventano letali, ad esempio l'utilizzo massiccio di gas lacrimogeni che ha portato alla morte di una ragazza minorenne che insomma è stata diciamo presa in testa da un gas lacrimogeno lanciato direttamente contro le persone, mentre il gas lacrimogeno dovrebbe essere lanciato in aria per disperdere la folla. In quel caso vengono lanciati spesso direttamente contro la folla, quindi ad altezza uomo. Oppure altre armi meno letali che vengono utilizzate in alcuni paesi, per esempio non in Italia, sono i bullets di metallo, comunque quelli che servono diciamo non a uccidere le persone, ma potrebbero essere quelli utilizzati per i piccioni, tra virgolette, molto simili. Anche quelli purtroppo, se vengono utilizzati a una certa distanza e colpiscono alcune zone particolari del corpo, possono portare alla morte. Bene, questo per dirvi che ci sono stati 44 minori hanno perso la vita in Iran in questi mesi. Erano 44 minori tra i 2 e i 17 anni, quindi molti di loro si trovavano con i genitori durante le proteste in strada, altri invece appunto da soli, senza genitori, però erano scesi in strada, hanno organizzato e partecipato a proteste. Immaginate quanto è facile. Scusate, non voglio passare di palo in frasca, però adesso mi è venuto in mente che questa protesta in Iran è molto particolare,
perché è portata avanti soprattutto da giovani donne e giovani uomini, quindi è una protesta di giovani, quindi della nuova, delle nuove generazioni che riescono a organizzarsi velocemente, rapidamente, utilizzando internet, okay? Quindi sui social riescono a organizzare delle manifestazioni nel giro di pochissime ore e a raccogliere tantissime a raccogliere tantissima partecipazione, ed è per questo infatti che una delle attività del governo, del regime iraniano, è stato quello di censurare chiaramente internet. Lo ha fatto in diverse occasioni e chiaramente non riesce a farlo, non può farlo per lungo tempo, però crea dei buchi che appunto i ragazzi iraniani tentano di aggirare attraverso strumenti tecnologici che loro, alcuni di loro possiedono, quindi la possibilità, la conoscenza di aggirare queste censure chiaramente c'è, però lì diventa chiaramente molto più complicato. E, che cosa succede alle famiglie di questi ragazzi che vengono che sono stati uccisi? Amnesty ha raccolto in un report che potete trovare sul sito non di Amnesty Italia ma sul sito di amnesty.org, che è il nostro sito internazionale. C'è questo rapporto che appunto vi racconta chi erano questi 44 minori e soprattutto vi racconta il dolore delle famiglie e attraverso le interviste che sono state fatte vi fa capire anche qual è l'attuale situazione, cioè i ragazzi e i bambini che sono morti sono morti chiaramente per le proteste, perché hanno partecipato e perché sono stati uccisi. In realtà per ognuno di questi casi il regime iraniano ha dato una scusa che non è quella di dire sì, il ragazzo, il bambino è morto durante questa cosa perché ha preso il gas lacrimogeno in testa, oppure perché appunto è stato raggiunto dalle pallottole di metallo, ma perché aveva un precedente problema cardiaco, per esempio. E quindi viene chiesto anche alle famiglie di restare in silenzio, con la minaccia intanto di restare in silenzio, di non partecipare più alle proteste, con la minaccia di fare del male ad altre persone della famiglia, ok? Quindi immaginate anche insomma il peso che portano queste persone che mentre cercano di ottenere giustizia per i propri bambini, i propri figli, i propri nipoti, dall'altra parte temono che fare qualche passo falso significhi anche poi per il resto della famiglia avere delle conseguenze, insomma. E quindi è una situazione molto particolare che però non sta fermando, cioè questa situazione particolare, questo pugno duro che sta tra l'altro utilizzando il regime iraniano, non ferma le proteste. Volevo fare velocemente un confronto, anche se è un confronto chiaramente molto molto diverso, perché qui si parte dal modo di disgusto, lasciatemi dire, che i giovani hanno, che buona parte della popolazione iraniana ha nei confronti del regime, no? E quindi la volontà di avere il proprio paese libero, di poter chiaramente vestirsi e fare quello che vorrebbero. Però appunto, nonostante le minacce, nonostante la violenza, i ragazzi continuano a scendere in strada, cosa che non è avvenuta in Russia, però appunto è un paragone diverso. In Russia, come sapete, c'è stata un modo di protesta molto forte all'inizio, quando la Russia aveva occupato l'Ucraina, aveva iniziato la guerra in Ucraina. La gente è scesa in strada perché non tutti i russi chiaramente seguivano le idee del regime, no? Erano d'accordo con le idee del regime. Tra l'altro lì, come sapete, c'è un problema anche di media che non sono trasparenti e che non forniscono informazioni reali su quello che accade. La
prima cosa che è successa quando è iniziata la guerra in Ucraina, gli uffici di Amnesty sono stati chiusi. Noi avevamo un ufficio a Mosca che è stato chiuso, e come il nostro ufficio anche tante piccole ONG che conosciamo, con cui collaboriamo da anni, ad esempio l'ONG Memorial, anche quella insomma, che era invece una ONG piccola russa, è stata chiusa. Quindi riuscire poi per loro a reperire informazioni non è facilissimo, però tutti quanti abbiamo guardato a questa novità, no, delle persone che appunto in Russia scendevano in strada e a manifestare, ed è durato un po', tanto che abbiamo supportato anche noi come Amnesty quelle proteste e anche noi siamo scesi in strada con i nostri attivisti e le nostre attiviste in supporto e in sostegno degli attivisti e dei manifestanti russi, diciamo. E chiaramente il tutto è stato represso, immaginatevi come, anche lì insomma proprio represso nel sangue, tantissime vittime durante queste manifestazioni, 800.000 persone russe, 800.000 russi se ne sono andati, hanno lasciato il paese, ma piano piano le manifestazioni sono finite, cioè nel senso non è proseguita questa voglia di rimettere in discussione anche diciamo le falsità condivise dal regime russo. La paura probabilmente è stata più forte e quindi ecco, insomma, già le prigioni anche lì sono piene di oppositori politici, molti sono stati arrestati proprio durante le manifestazioni, piano piano diciamo si è andata spegnendo. Appunto, vi dicevo, cosa che non è accaduta in Iran, e nonostante appunto tra l'altro lì ci sia appunto la pena di morte, e in questo momento Amnesty sta denunciando circa diciamo 109 persone che in questo momento si trovano in detenzione, che sono state arrestate perché prelevate per strada durante le manifestazioni, e che rischiano la pena di morte. Non voglio andare oltre, perché volevo un attimo invece focalizzarmi, prima di passare a darvi invece due indicazioni su quello che succede nel nostro paese, e poi lasciare la parola ad Antonella. Però dimmi se posso. Rapidamente arrivo. Allora, che cosa ha fatto Amnesty in questo periodo per quello che è successo in Iran? Come vi dicevo, noi siamo un'organizzazione che denuncia le violazioni dei diritti umani nel mondo, quindi le rende pubbliche attraverso dei rapporti di ricerca che noi pubblichiamo. Siamo un'organizzazione indipendente, quindi non prendiamo soldi dai governi, e questo ci permette di dire quello che vogliamo, e questo ci dà la forza di dire quello che vogliamo. Le informazioni che riportiamo nei nostri rapporti sono informazioni che o noi stessi, non io, che non è il mio lavoro, o noi stessi preleviamo direttamente sul campo, quindi abbiamo dei nostri ricercatori che sul campo raccolgono delle evidenze, intervistano, eccetera, e quindi hanno poi dopo la possibilità di scrivere questi rapporti, oppure laddove non è possibile abbiamo appunto delle altre associazioni, delle ONG con cui entriamo in contatto, che conosciamo da tempo, che ci aiutano, diciamo, a descrivere quello che sta succedendo nel paese. Per quanto riguarda l'Iran, non esiste chiaramente una sede di Amnesty a Teheran, come potete immaginare, e tutte le informazioni quindi che abbiamo raccolto in questi mesi arrivano direttamente dai difensori dei diritti umani, da chi difende i diritti umani in Iran, quindi persone, sia alcune di quelle che partecipano, organizzano le proteste, sia quelle che appunto facevano parte di associazioni che chiaramente come dire, non sono associazioni registrate alla luce del sole, perché non potrebbero, ma che di fatto poi cercano di difendere come possibile i diritti umani all'interno del loro paese. Abbiamo denunciato quindi tutto quello che è successo, i numeri sono appunto nei nostri rapporti e anche nei nostri comunicati stampa, che invece trovate su amnesty.it, e poi abbiamo chiesto alle Nazioni Unite insieme ad altre associazioni di istituire un meccanismo di indagine sulle morti e le uccisioni appunto di questi mesi, perché è importante. In questo momento può sembrare assurdo, no, pensare a questo meccanismo diciamo che serve poi a indagare chi è morto e per cosa,
però poi a un certo punto bisogna rispondere anche alla domanda di giustizia, di verità e giustizia delle famiglie che hanno perso le proprie, i propri familiari. E quindi dopo diciamo questa pressione, le Nazioni Unite a novembre scorso hanno accettato di istituire questo meccanismo e quindi diciamo ci vorrà del tempo chiaramente per raccogliere informazioni e per capire che cosa è successo. Questo lo faranno chiaramente persone indipendenti che saranno inviate dalle Nazioni Unite lì in Iran. Chiudo dicendo che in Italia diciamo non volevo darvi gli scenari, posso? Guarda, non so perché anche Antonella deve parlare. Ok, allora niente, volevo dirvi, non posso darvi gli scenari di come potrebbe finire questa situazione in Iran, perché giustamente abbiamo anche un'altra ospite che vogliamo ascoltare, e vi dico solo che appunto nel nostro paese diciamo il diritto di protesta chiaramente è garantito, sì, insomma, dalla Costituzione, non è però anche qui abbiamo una serie di problemi. Vi invito, diciamo, soprattutto nell'ultimo periodo, a leggere i giornali, forse l'avrete fatto, e avrete notato che c'è, questo già prima dell'insediamento del nuovo governo, quindi non è una tendenza, come dire, che colleghiamo noi di Amnesty a questo governo, è qualcosa che era iniziato già prima. Abbiamo notato un aumento della criminalizzazione delle attiviste e degli attivisti, soprattutto degli attivisti climatici, chi combatte per, appunto, contro, per la giustizia climatica e contro il cambiamento climatico, quindi immaginate Fridays for Future e altri come Extinction Rebellion, Ultima Generazione, sono tutti movimenti nuovi di giovanissimi, quindi che hanno tutti 20-25 anni. E che stanno tra l'altro portando un nuovo modo di protestare, che è una sorta di protesta più come se fosse disobbedienza civile, quindi non scendi più in strada a fare la manifestazione che ti sei fatto preventivamente autorizzare, ma organizzi delle cose che sono diciamo più di rottura e che sono comunque pacifiche. E quello che abbiamo notato è che nonostante appunto queste azioni siano pacifiche, poi questi attivisti invece vengono spesso negli ultimi tempi, la risposta insomma è abbastanza pesante, quindi fogli di via, azioni legali e anche diciamo una brutta narrativa nei loro confronti anche nei media che diciamo ci troviamo a leggere. Vi invito ad approfondire questi aspetti ulteriori anche sul nostro sito di Amnesty.it. Io a questo punto nel ringraziarvi lascio la parola a Lidia, che poi... Grazie, no, poi più tardi magari riparliamo degli scenari eccetera. Intanto volevo introdurre Antonella Napoli e darle la parola. Quello di cui ci parlerà Antonella è la sua esperienza in in un'area in cui ci sono state nel 2019, ma continuano anche adesso perché è una situazione molto complessa quella del Sudan, di cui lei è stata testimone diretta. Antonella ha avuto anche una brutta esperienza che adesso ci racconterà, e perché per lei diciamo che la situazione in Africa e in vari paesi anche del Medio Oriente è il suo focus di attenzione come giornalista e come scrittrice. Tanto è vero che abbiamo la rivista, che adesso è diventata anche cartacea, prima era solamente online, che vi invito a guardare e eventualmente acquistare, e appunto oltre a essere giornalista, direttrice di Focus on Africa, corrispondente di varie testate, è scrittrice e la sua esperienza è anche raccontata in questo libro, Il vestito azzurro. Possiamo chiedere a Antonella di parlarci della sua esperienza e di che cosa è stato e che cosa vuol dire ancora adesso la protesta in Sudan, che è cominciata anche lì, mi sembra di ricordare, con una qualcosa che le donne soprattutto volevano esprimere. Ok, grazie Antonella intanto, perché sei stata veramente molto, molto brava a essere con noi oggi nonostante la tua influenza. Io intanto vi ringrazio davvero tanto per l'incontro, per aver anche scusato questa mia, come dire, indisponibilità. Purtroppo
avendo fatto di recente anche un viaggio in Giordania, ho un po' sottovalutato il freddo, forse è stato quello che mi ha beccata e quindi niente, purtroppo sono sotto antibiotici, mi ho ancora qualche linea di febbre, però ci tenevo davvero molto a esserci, anche perché mi sarei persa la bellissima analisi che ha fatto Laura della situazione, perché ahimè, anche se si sta seguendo tantissimo quello che sta avvenendo in questo paese, spesso non si riesce ad approfondire, ci si ferma un po' all'aspetto, diciamo, più commuove, no? L'aspetto legato al momento, non si riesce ad approfondire, e grazie ai dati che ci ha fornito Laura abbiamo forse compreso un po' meglio, ecco, l'importanza di questa protesta, di queste rivolte, che non sono legate solo al velo, ecco, c'è molto di più, anche perché appunto si è ampliato a tutto il popolo iraniano, perché parliamo di un regime che prima da decenni e decenni questa popolazione coraggiosa e determinata, e ritengo questa volta davvero ci possa essere una svolta. Mi faceva piacere dire anche la mia, anche se il mio focus ovviamente è sul Sudan, nell'Africa, e queste rivolte che ho seguito nel 2019, a differenza di Laura, io ho proprio, non ho da darvi dati, io ho da darvi proprio un'esperienza che ho vissuto sulla mia pelle. Ho verificato quanto davvero il regime possa essere brutale, possa davvero anche arrivare all'impensabile. Il caso è stato quello, personalmente, è stato quello di fermare un occidentale, di sequestrarla per ore, farla sparire, proprio perché appunto si voleva in qualche modo firmare, no? Quell'azione che io stavo mettendo in atto nel paese, che era appunto quella di raccontare ciò che stava avvenendo, e cioè una rivolta iniziata sull'onda della crisi economica e alimentare che stava vessando il paese. Erano triplicati, per esempio, i prezzi sia del pane, erano aumentati. Erano aumentati in modo esponenziale proprio il costo del genere primario, il costo della vita in generale. E poi ovviamente c'era questa pressione continua da parte del regime sulle donne, in particolare, perché il Sudan, come in Iran, è uno dei paesi che ha come leggi la Sharia, diritto diciamo islamico, e questo ha fatto sì che le donne fossero le principali vittime del regime, con violazioni dei diritti davvero inimmaginabili. Addirittura ancora venivano eseguite le lapidazioni, cioè venivano condannate le donne a morte per adulterio e venivano lapidate, cioè uccise a spezzate, Mamma per mia, non una cosa parlare di simile. tutta un'altra serie di violazioni dei loro diritti, di posizioni che andavano dal velo al poter indossare un paio di pantaloni. Per chi violava queste leggi, chi tra le donne osava indossare un paio di pantaloni, rischiava fino a 40 strade. Questo per farvi capire la brutalità del regime, di questo tipo di regime. Cosa è successo? Che appunto, fatto a fine 2018, dicembre 2018, c'erano già state varie dimostrazioni e decine e decine di vittime. Se ne parlava poco,
arrivo in Sudan, comincio a documentare. Accade che durante una delle imprese che stavo facendo vengo avvicinata da signori che non si qualificano, ma che erano ovviamente uno dei servizi di sicurezza del regime. E la mia prontezza, forse quello che è riuscito a evitare che potessi vivere un'esperienza ancora più grave di quella che poi è stata, è l'aver mandato un messaggio, provato a scrivere a un amico di Amnesty, appunto, non a caso il mio legame con gli amici di Amnesty è così forte, perché io sapevo che quello che stavo per vivere, perché era percepibile quello che stava accadendo, perciò una sparizione forzata, l'unica persona che in quel momento poteva darmi una mano nel caso si verificasse il peggio era Riccardo Neri, che è portavoce di Amnesty in Italia, è principalmente uno dei miei più cari amici. E quindi ho avuto questo istinto ed è stato questo che poi ha fatto sì che la situazione si risolvesse in una giornata, perché lui ha subito, conoscendola. Non ci sento più. Antonella, si è interrotto l'audio. Non so se dipende dal tuo telefono o dalla nostra. Aspetta un attimo perché dobbiamo. Stanno cercando di risolvere. Ah, ok. Ma voi ma si sente? Ecco, Adesso si sente. A posto, sentiamo. No, Ci siamo persi gli ultimi 2-3 secondi. vabbè, comunque per stringere, anche perché il fo no, no, di bene. no, di nuovo. Di Aspetta, nuovo. Antonella, di nuovo. L'antenna. Che può essere da qua, dipende. Ora, prova, prova. No, certamente si sente no. basso. Si sente Si sente sopra basso. evidentemente. Allora no, l'attacco proviamo un altro all'alimentatore. sistema adesso. Non No, dobbiamo ancora sentiamo. risolvere perché sembrava risolta, invece no. Intanto posso dirvi che queste manifestazioni di cui ci parla Antonella si sono risolte nel 2019 con un nuovo colpo di Stato da parte di militari che hanno assicurato che avrebbero dato il via a un governo di transizione, quindi misto civili e militari, per arrivare nel 2023, cioè quest'anno, a delle elezioni, quindi alla democrazia. Il primo ministro, che era un civile, è stato Abdallah Hamdok, il quale poi è stato destituito da un nuovo colpo di Stato militare nell'ottobre del 2021. Per questo dicevo che la situazione è complessa in Sudan, perché la popolazione ha continuato a manifestare e continua quindi a pressare questo governo militare per arrivare effettivamente a una situazione di democrazia. Quindi i militari, dopo il colpo di Stato dell'ottobre, hanno firmato un accordo al 21 novembre che ha reintegrato nel 21 il primo ministro, e adesso l'ultima notizia, tanto per essere brevi, non so se Antonella nel frattempo può essere, si deve caricare. Il 4 luglio il generale, che era di fatto il capo di Stato, perché appunto a questo punto c'era questo colpo militare, ha annunciato il ritiro dei militari dai negoziati con le forze civili e consentendo la formazione di un governo politico. Il 5 dicembre 22, quindi poco più di un mese fa, c'è stato un accordo quadro politico per il ripristino della transizione guidata dai civili. Ora quindi, sempre questo, considerate che è stato voluto dalla popolazione che ha continuato a manifestare. Si spera quindi che nel 23 si arrivi effettivamente a queste fasi
famose promesse e elezioni per arrivare alla democrazia. Adesso Antonella naturalmente sa molto di più perché segue la questione molto più da vicino, però intanto volevo darvi un pochino il quadro di quello che succede in questo paese, di cui si parla effettivamente poco, cioè rispetto a quello che sappiamo dell'Iran, da quello che i giornali, soprattutto i media, ci dicono. Il Sudan è evidentemente poco interessante perché, come tanti paesi dell'Africa, vi posso dire, effettivamente non viene coperto dal mainstream, dai media occidentali, no, o italiani, o italiani. No. Dovremmo seguire tutto attraverso appunto Amnesty, altri siti, per esempio quello dell'ONU, dove ho trovato la dichiarazione di Guterres proprio sul fatto che si è arrivati a questo accordo del 5 dicembre, e così, perché in Italia non ci informano. Allora, vediamo se riusciamo adesso. Sì, perché quella paura rimanesse ricarica, quindi proviamo. Salvo che naturalmente Antonella, nel senso che Antonella poi tramite questa rivista, tramite altre informazioni che ci danno online, naturalmente possono, loro giusto, possono darci informazioni reali e in tempi brevi. Grazie, vediamo se adesso Antonella può essere ascoltata. Antonella, prova a parlare. No, tanto non sente lei. No, non è che sono poi adesso. Sì, ma il problema è che vediamo. Ci sono nuove casse, bisogna vedere se c'è. Non sentiamo loro, non sente lei. Perché hanno cambiato le casse, dimmi, sì. Vogliamo provare l'audio, la voce là. Sì, proviamo così. Ma questo è il massimo. Ecco, così viva voce. Sì, ok. Sì, aspetta un attimo, perché ecco, prova un po' di nuovo. Mi sentite adesso? Sì, meglio. Perfetto, no, perché è evidente che dovevo essere lì fisicamente, quindi ci dobbiamo ripromettere che questo incontro con Laura, appena sarete disponibili, lo riproponiamo in presenza. Io la cosa che ci tenevo tantissimo a dire, a parte vabbè, che poi la mia situazione è proprio grazie a Riccardo e alla mobilitazione che c'è stata a Khartoum dell'ambasciata, in particolare dell'ambasciatore Fabrizio Lobasso, poi dell'intervento dell'allora ministro degli esteri Muavero, si è risolta in tempi abbastanza rapidi. Io ci tengo molto a far comprendere l'importanza dell'azione che porta avanti Amnesty con questa campagna straordinaria che è Difendiamo la protesta, no? Perché? Perché senza il supporto, senza la forza che in qualche modo la popolazione del Sudan ha sentito di poter, diciamo, ricevere anche da supporto esterno, da chi cercava appunto di
accanto ai loro compagni, i fratelli, i figli, i mariti, a dare manforte, no? A questa rivolta che è diventata, è stata, perché va distinta questa immagine, rivolta, rivoluzione. Quella in Suda è stata una rivoluzione, perché, come diceva Lidia, si è arrivati al rovesciamento del regime, è stato cacciato un dittatore, un presidente dittatore che da oltre 30 anni versava tutto il popolo, responsabile di uno dei più gravi genocidi perpetrati, verificati, accertati al mondo, ovvero quello del Darfur, dove ci sono state oltre 400.000 vittime, 2 milioni e mezzo di sfollati, ricercato dalla Corte Penale Internazionale. Ecco, quindi come si suol dire, un dittatore certificato. Ebbene, senza la forza, la determinazione di queste rivolte, di queste proteste pacifiche da parte di chi manifestava, c'è sempre stata solo la richiesta di libertà, democrazia, non sono mai state utilizzate armi da parte di chi protestava. Eppure non ha esitato la forza di sicurezza sudanese a usare appunto i famosi proiettili o i gas lacrimogeni, e a un certo punto anche le armi, proprio ci sono stati centinaia e centinaia di giovani, soprattutto giovani uccisi, e per farvi capire a che punto si era arrivati, per nascondere ciò che stava avvenendo nel paese, venivano gettati i corpi dei manifestanti uccisi nel Nilo. Nei mesi successivi sono state decine e decine i corpi che sono riemersi dal Nilo, e tutto l'orrore che è stato commesso in quei mesi è stato sotto gli occhi di tutti. E nonostante fosse stato avviato a un certo punto un accordo per l'unità nazionale, ed era stato appunto, come ci ha ricordato Lidia, avviato un governo di tecnici, non militari, con un economista come premier, a un certo punto, quando l'alternanza di quella che era stata appunto quello che era stato l'accordo costituzionale, che vedeva l'alternanza tra militari e civili alla guida del Consiglio Sovrano, l'organo che era stato deputato per la transizione che doveva portare alle elezioni, così all'improvviso i militari decidono di fare un golpe, e deporre Hamdok e quindi riprendere in mano il potere. Che cosa hanno fatto i giovani, le donne, tutti coloro che avevano animato le proteste con tanti, come loro li definiscono, martiri? Non hanno accettato questo nuovo rovesciamento di quello che era un percorso democratico che doveva portare appunto alle elezioni libere. Hanno ricominciato a protestare, pur sapendo di rischiare la vita, hanno continuato, hanno ripreso a scendere in piazza, in strada, per i loro diritti, e alla fine sono riusciti, proprio perché la comunità internazionale non ha potuto far finta di non vedere, perché va bene, i mainstream in Italia non ne parla, ma a livello internazionale era palese quello che stava avvenendo in quel paese,
semplicemente il vostro mestiere, perché se non facciamo questo, se non andiamo sui posti per cercare di documentare quello che viene, un po' viene meno, no? Di quello che è il principio di quello che è un mestiere nato proprio per illuminare quei fatti, quelle oscurità dei poteri che si vuole nascondere, no? Io ho sempre avuto come mio come mia ispirazione una citazione del più grande maestro del giornalismo, che era Joseph Pulitzer, che diceva: un giornalismo fedele al suo scopo non si occupa solo di come stanno le cose, ma di come dovrebbero essere. Ecco, citando Riccardo Nuri, che dice sempre: tu non sei una giornalista, tu sei una giornalista. Perché è una cosa che ho deciso a un certo punto della mia carriera di fare, cioè di raccontare i fatti, di essere il più equilibrata possibile, ma di fare una scelta, e cioè tra i dittatori o gli autocrati o chi, anche solo senza magari arrivare ai livelli di Bashir, ma come in Europa un Orban, no? Cerca di violare i diritti della propria popolazione. Io non ho dubbi da che parte stare. Certo. Io posso anche dare voce a chi è dall'altra parte di chi protesta, ma io non ho dubbi da che parte stare. Ecco, quindi io, attraverso il vestito azzurro, di cui io ovviamente ringrazio l'editore Vivo che ha creduto in questo lavoro, ho voluto fare questo, cioè dare voce a questo grande movimento che ha veramente segnato una svolta, non solo per il Sudan, ma proprio per tutta la regione, perché per la prima volta è stato possibile, per una rivolta, in cui abbiamo anche la storia che ci parla, delle rivolte delle primavere arabe, quante di queste si sono poi concretizzate, hanno lasciato qualcosa di meglio rispetto a quello che volevano abbattere. Ebbene, il Sudan questo è riuscito, con grande fatica, con sovvertimenti continui, ma è una rivolta che si è trasformata in rivoluzione e che ha affermato in modo indubbio l'importanza dei principi della democrazia e della libertà di espressione. Grazie. Grazie Antonella. Io vorrei intanto sentire se ci sono delle domande da parte vostra. Laura ne ha una. Sì, cioè quello che diceva Lidia del fatto che questo è un è stato un conflitto dimenticato, e il Sudan di fatto è un paese di cui i giornalisti non parlano. Ma tu hai capito perché? Cioè, nel senso, ti sei fatta un'idea su questo? Hai sentito? Scusa, c'è il... No, io avevo dovuto togliere. Allora aspetta, riaprilo. Sì. Hai sentito che quando accende il diritto? No, però muore. Scrivete un messaggio. Sì. È andata via di nuovo. È cancellato. Aspetta. Eccoci, Antonella, tu non sentivi attraverso il computer, quindi la domanda di Laura, eccola. Sì, volevo capire perché i giornalisti non parlano di Sudan, di quello che è successo, perché è un paese un po' dimenticato. Che idea ti sei fatta? Cioè, è sempre la solita questione della cosiddetta agenda setting dei giornalisti, oppure c'è qualcos'altro? Cioè, perché? Quello che effettivamente è accaduto per quanto riguarda la mia esperienza, cioè io ero partita facendo presente di quello che stava avvenendo, dicendo io ero partita da Firenze, da questa situazione è sicuramente una situazione che porterà a uno sconvolgimento, quindi una potenziale notizia, no? Un regime che
sempre e solo perché la notizia c'era, come c'era la notizia in Iraq, come c'era, no, la notizia c'era perché la caduta di un regime dopo 30 anni è una notizia, non c'è posto, ma è diventata una notizia quando è appunto stato coinvolto, è stata coinvolta un italiano. Questo è. E poi ovviamente in generale ci sono delle aree, è una questione anche di geopolitica, dove sono interessi, no? C'è magari anche una propensione che si vede più simile, no? Chi, ad esempio, un iraniano appare molto più vicino di un africano, questo purtroppo lo si vede anche nella gestione dei flussi migratori. Perché abbiamo accolto giustamente con grande entusiasmo, abbiamo accolto oltre 180.000 profughi ucraini e invece vedi i poveri migranti che ci arrivano dall'Africa, se ne viene accolto uno e gli sembra che sia stata violata chissà quale legge, quale costo sia stato fatto a un italiano a cui quel migrante africano è andato a togliere il posto di lavoro. Ecco, quindi purtroppo c'è sicuramente un atteggiamento dovuto ai interessi, no? A quelli che magari sono rapporti, le relazioni di tipo economico, commerciale. Se apriamo ad esempio oggi nel 14, il 14 si parla di Giulio Regeni perché a breve ci sarà l'anniversario della morte. Ebbene, anche lì cosa ha fatto in modo che un po' calasse l'attenzione sulla vicenda? Perché l'Italia ha degli interessi fortissimi con l'Egitto, e forse, no, proprio per questi interessi la richiesta di verità e giustizia della famiglia non è stata poi supportata fino in fondo, perché gli strumenti per poter pretendere dall'Egitto questi famosi nomi e indirizzi dei presunti responsabili che devono essere sottoposti a processo. Non è una verità storica, perché noi sappiamo chi ha rapito, torturato e ucciso Giulio Regeni, ma l'Italia non ha mai fatto abbastanza per pretendere dall'Egitto, no, queste risposte. Quindi purtroppo che ci siano degli interessi che pesano sia sull'atteggiamento politico che sulla copertura mediatica di determinati temi, ma c'è anche questa, è un po' un cane che si morde la coda, è anche vero che l'italiano medio può sì sposare la causa iraniana o sentire forte, no, la pietas per l'ucraino che deve scappare dalla guerra, ma per un africano unito non lo si vede allo stesso modo, e questo pesa poi sulle scelte di Italia. Grazie. Certo. È un cane che si morde la coda, effettivamente, perché finché i giornali non ne parlano la gente non si sente coinvolta, e poi invece quando forse la gente si sente coinvolta anche i giornalisti si accorgono che sono notizie importanti. C'era un'altra domanda? Vi faccio un esempio concreto. Io sono stata da poco in Congo, della Repubblica Democratica del Congo. Andando sul posto sono riuscita a documentare, a parlare di un conflitto. Attenzione, sto per dire una cosa forte, ma sono certa che voi capiate. Anche più grave di quello che si sta consumando in Ucraina, no? Tra Russia e Ucraina. Un conflitto che vede coinvolti quattro stati che negli anni ha causato la morte di 7 milioni di persone, eppure non se ne parla, non se ne parlava. Stava riautendosi tant'è che c'è stato un incidente diplomatico tra Ruanda e Repubblica Democratica del Congo proprio al limite dello scontro armato. Sono arrivata sul posto, sono riuscita a documentare, ma la notizia che ha fatto sì che quel reportage andasse su Repubblica e prima parte era il cannibalismo hanno buttato tutto su una testimonianza, due testimonianze che parlavano appunto di questa dell'utilizzo
del cannibalismo come arma, come per spaventare proprio. E se non ci fosse stata la chiave, probabilmente quello che ti interessava, probabilmente, io lo dico più di scatto, non ci sarebbe nemmeno andato in prima pagina, non so nemmeno se l'avrebbero preso i reportage, capite? Ecco, l'esigenza di una rivista come Focus on Art, che è nata proprio quando sono rientrata da sola e effettivamente questa vicenda mi aveva molto colpito, tant'è che quando sempre per Repubblica io ho scritto un reportage su quello che era avvenuto, mi era capitato, io avevo iniziato quel pezzo, le possibili accendere di qualsiasi momento, scrivendo non volevo essere io la notizia, ed è stato questo che mi ha spinto a creare questa rivista, a fondare questa rivista, ad avere anche poi la fortuna di trovare una donna coraggiosa che ha voluto sostenere questo progetto editoriale, che è Chiara Cavallo, e stiamo andando avanti. E vi dico che l'interesse c'è, perché se un sito come Focus on Africa fa anche 150.000 visualizzazioni a pagina, soprattutto, anzi, dicono Laura a Riccardo, quando scrive Riccardo, che è una delle nostre firme culta, no? Con i suoi continui spunti interessanti sui diritti umani violati, ahimè, purtroppo, nel continente africano, vuol dire che c'è la voglia, l'interesse del pubblico, no? Se un giornale di nicchia come Focus on Africa, un sito, fa queste visualizzazioni, vuol dire che l'interesse c'è. Quindi perciò io parlo di un cane che si morde la coda, perché se non si rompono questi schemi, se non si ha il coraggio di puntare anche su queste notizie che magari arrivano da paesi che sembrano non poco mainstream, che possono interessare poco, invece no, può esserci, c'è l'interesse. Grazie. Allora, c'era la domanda di questo. Sì. Grazie innanzitutto di questa possibilità della libreria, perché in qualche modo vi leggo sempre. Parli ad voce più alta, sì, perché deve sentire anche Antonella. No, in realtà è una domanda a tutte e due, perché l'ho seguito con molta attenzione. Io in realtà quello che ha raccontato Antonella sono riuscito a leggere moltissimo sulla stampa inglese, in francese, in tedesco, e sulla stampa italiana quasi niente. Anche purtroppo del fatto che ci sono state decine di cadaveri ritrovati nel Nilo. È una cosa aberrante, ma di cui tutti i media del mondo hanno parlato. Qui è stata una notizia piccola. E io lo trovo grave questo. Quindi io temo che purtroppo la stampa ha una grande responsabilità. Io devo essere sincero, ho anche qualche dubbio riguardo a Amnesty, perché sono 2 anni che scrivo a Amnesty riguardo la situazione in Algeria e Amnesty proprio non risponde. E lì ci sono 1200 detenuti politici. Perché Amnesty non ne parla? Perché di altre situazioni gravi si parla e certe no. E questo mi preoccupa, perché secondo me dovremmo occuparci di tutte le cause e di tutte le situazioni in cui i diritti vengono violati. Quindi io personalmente ho scritto varie volte anche a Amnesty, offrendo la mia disponibilità, visto che parlo bene inglese, francese e tedesco, traduzioni gratuite, senza problemi, come volontario. Però c'è qualcosa che anche Amnesty deve cambiare, secondo me. Cioè occuparsi veramente di tutte le cause. Di tutte le cause, perché c'è tanta gente che soffre al mondo. E poi Antonella, tu dicevi noi non siamo degli eroi, secondo me lo siete, perché sono in contatto con giornalisti algerini che sanno benissimo che per quello che scrivono oggi domani finiscono in galera e vengono anche torturati per quello che hanno scritto. È terribile, li conosco personalmente, sono riusciti tramite altri amici a rispondermi col cellulare, però sono storie terribili. Perché non ne parliamo qua? E l'altro è proprio quello che avete detto prima, i nostri interessi, esatto, i nostri interessi, cioè ci danno il gas, questo in qualche modo ci vincola. Guarda caso lo stesso atteggiamento omertoso c'è anche dalla stampa spagnola, e anche loro hanno le loro responsabilità, la Germania gli fornisce gli armamenti, eccetera. Quindi ci sono molte cose sporche che devono emergere. E io tra i giornalisti che purtroppo abbiamo perso, mettere anche Antonio Russo, che aveva indagato sul ruolo dei russi in Georgia e da loro è stato ucciso. Quindi purtroppo sono tante le persone che secondo me, sai perché Antonella sono degli eroi? Perché sono persone che per amore della verità hanno saputo che rischiavano la vita, l'hanno rischiata e persa lo stesso,
A me questo mi dispiace. Forse non dobbiamo arrivare a quel livello, possiamo agire prima, possiamo muoverci tutti insieme prima, però dobbiamo farlo tutti, Amnesty, come la stampa e come noi cittadini. Già che siamo qui e vi stiamo ascoltando, secondo me è tanto, ma dovremmo essere di più. Certo. Va bene, era solo questo, grazie. Se posso, allora, dimmi. Tanto avessi letto con attenzione i miei riportaggi, i miei articoli, avresti visto anche sull'Algeria, perché sono stata in Algeria a luglio, e a Venire però in questo caso ha pubblicato un mio ampio reportage dove riportavo proprio invece Amnesty, quello che Amnesty fa per l'Algeria, perché anzi Amnesty ha fatto un ampio rapporto di denuncia che è stato ripreso anche da Amnesty Italia, ovviamente in questo caso parlo di Amnesty Algeria, ma proprio sul focus on Africa Riccardo Nuri ha rilanciato anche qui in Italia quello appunto che era emerso dal rapporto di Amnesty Algeria. E anch'io ho tanti amici algerini, giornalisti, da Khalid che come sai è stato poverino assassinato, sì, e per lungo tempo io stessa per Amnesty, per una campagna di Amnesty con altri 20 giornalisti internazionali abbiamo chiesto la liberazione quando era in carcere per poter chiedere appunto che fosse liberato. E mi fa piacere che hai citato Antonio Rossi, perché è uno dei premi giornalistici che ho vinto, che ho avuto l'onore di riconoscere, proprio il freelance journalist che è dedicato proprio ad Antonio Rossi, quindi assolutamente non è una dimenticanza. Io ho citato alcuni che professionale proprio hanno perso la vita, ma io quando dico siamo eroi è chiaro che non posso dirmi sobrava perché vado nei posti dove gli altri non ci vogliono andare con la mia pelle, perché andare in Congo dove appunto c'è una guerra in atto non è, no? Sono una madre, sono una moglie, sono una figlia, no? Quindi faccio mai a cuor leggero. Però faccio il mio mestiere. Beh, capisci? In questo senso gli eroi sono per me, sono altri. Detto ciò, dico, comunque ti ringrazio del tuo intervento e spero che seguirai Focus on Africa e magari ci trovi quelle notizie che non vedi per dire questa del Sud, no, del Nilo. Io sono riuscita a farla andare su Repubblica, non in prima pagina, però un reportage che io ci sono tornata anche dopo quello che era successo nel 2019, io ci sono tornata un anno fa in Sud, proprio per continuare a contare quello che stava avvenendo. Antonella, ti voglio dire un'altra bella cosa. Se forse ad Algeria hai conosciuto Khaled Rahmi, hai avuto modo di conoscerlo? Allora sappi che lui continua ad andare in strada e a lottare per i diritti degli altri giornalisti che stanno ancora in carcere. E spero che hai conosciuto anche la rappresentante di Amnesty Algeria, che anche lei è una donna molto battagliera. L'hai conosciuta? È una delle testimonianze che ho appunto ricordato nel reportage. Poi magari lo giro a Lidia, certo, e se certo, voi lasciate, grazie. Volentieri. Se qualcuno di voi è interessato ad avere più informazioni, io posso far avere appunto via me il link per poter approfondire le cose di cui abbiamo discusso oggi. Grazie. Allora sembra che si sia ripristinata la cassa, chiudo questa chiamata. Va bene. Ah, oh, si sente pure bene. Mi sentite? Sì, sì, finalmente. Ci sono altre domande, altre considerazioni da parte di vostra? Ah, scusatemi Lidia, io ho fatto la difesa d'ufficio di Amnesty, ma c'è Laura che può intervenire se vuole. Volevo qualche indicazione. Hai detto tutto e poi ho capito che lui conosce anche il lavoro di Amnesty Algeria, quindi non ho da aggiungere, insomma. Posso aggiungere io qualcosa? No, volevo solo dire che diciamo Amnesty Italia non riprende proprio tutto il lavoro che Amnesty nel mondo porta avanti, quindi non tutti i rapporti
non tutti i comunicati stampa vengono ripresi da Amnesty Italia, così come vale, questo vale anche per le altre sezioni, ad esempio se noi facciamo un comunicato su, che ne so, gli abusi da parte delle forze di polizia in Italia, non è che la Francia lo rilancia. Quindi diciamo che abbiamo delle decisioni che purtroppo dobbiamo prendere, perché comunque siamo un tot di persone e non riusciamo a riprendere tutto quello che è disponibile. Per questo, se invece avete piacere, tempo e conoscete le lingue, potete andare su amnesty.org, dove invece trovate proprio tutto. A questo proposito, infatti, voglio aggiungere questo: tu potresti prendere contatto con il coordinamento nazionale di Amnesty Medio Oriente e Nord Africa. Se tu tra l'altro sei socio Amnesty e attivista, puoi addirittura chiedere di far parte del coordinamento MENA, il coordinamento Medio Oriente e Nord Africa. Così come noi del coordinamento Africa Centrale Orientale andiamo sul sito di Amnesty.org e sulla nostra pagina Facebook, mettiamo il collegamento delle notizie che su amnesty.org ci sono sui paesi della nostra area, così chiaramente farà anche il coordinamento Medio Oriente e Nord Africa, e questo è il collegamento che ti può, penso, aiutare, perché poi tramite loro tu entri anche in contatto con Amnesty, col segretariato, tutto sommato, perché i responsabili dei coordinamenti possono comunque accedere a notizie direttamente del segretariato internazionale. Ok, bene, vogliamo concludere, perché mi sembra che alle 19 qua debba chiudere la libreria. Non ci sono altre considerazioni, io vi invito, ecco, vi ho parlato, sì, dobbiamo prendere contatti, vi invito ad andare sul sito amnesty.it e amnesty.org. Considerate che appunto ci sono queste articolazioni di Amnesty tematiche, come la pena di morte, le donne, LGBT, e le articolazioni sul di area. Quindi ho parlato del coordinamento Medio Oriente Nord Africa, io sono del coordinamento Africa Centrale Orientale, c'è il coordinamento Europa e così via. Tramite questi coordinamenti voi avete delle notizie. Il libro, volevo sapere. Il libro si trova in vendita lì al banco, così come la rivista Focus on Africa, anche lì al banco qua. È uscito adesso il libro? Il libro è uscito, no, già del... Quando, Antonella? L'anno scorso, libro dell'anno 2021, sì, un anno e mezzo. Poi vabbè, nel frattempo ne ho scritti altri, però sul Sudan questo è l'ultimo libro. Ah, sì, ecco. Sì, sì. Non ci sono, ahimè, purtroppo altre pubblicazioni sul Sudan. Ci tenevo a dire una cosa. Se qualcuno è interessato a prendere il libro, vorrei tanto che con la Griot organizzassimo poi un momento in cui io possa firmarle queste copie. Quindi sappiate che anche se ora io non sono lì fisicamente e voleste il libro, io mi impegno con la libreria Griot, anzi ci sarà sicuramente modo di venire lì e ci ritroviamo, ecco. Grazie Antonella, grazie mille. E dopo invece ci sono le articolazioni territoriali, i gruppi di attivisti di Amnesty, quindi il gruppo Roma Centro di cui faccio parte, i vari gruppi dei quartieri di Roma e di tutta Italia naturalmente. Quindi, ma sul sito di amnesty.it trovate tutte le indicazioni. Ringrazio di nuovo intanto le relatrici, Laura e Antonella, a cui faccio tanti auguri per pronta guarigione. È stato davvero un bel incontro, nonostante le difficoltà tecniche. Grazie. E ringrazio la libreria per l'ospitalità. Ecco, vi potete rivolgere a loro se vi interessano queste pubblicazioni. E beh, possiamo chiudere così. Ti ringrazio tanto, Antonella. Intanto. Grazie. Ciao. E con un altro libro. No, è un secondo libro. Possiamo chiudere? Io volevo però presentare. Posso passare qui? Grazie. Sì.
No, perché io sono solo extra time, quindi se volete qualcosa aspettate Giulia. Sto già leggendo. Allora, io questo punto di quello che lei diceva, comunque la conoscevo. Era chiusa e veramente tu vuoi grazie.